Buon pomeriggio e benvenuti al TG Flash di TV 2000. Seconda giornata del summit NATO a Washington. Il presidente USA Biden ha annunciato l'invio di nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina insieme agli alleati. Il presidente ucraino ha ringraziato gli USA per i nuovi sistemi Patriot, affermando però che il recente attacco della Russia su Kiev dimostra che non sono sufficienti. La premier Meloni assicura che Roma si uniformerà con gli obiettivi di spesa militare dell'alleanza. Gaza, nuovo raid israeliano su una scuola di Khan Yunis diventata rifugio per sfollati. Hamas afferma che almeno 29 persone sono morte, tra cui anche bambini, e decine rimaste ferite. Le forze armate israeliane hanno lanciato volantini su Gaza City, intimando a tutti gli abitanti di andarsene e di spostarsi verso sud in zone umanitarie, perché la città resta una zona pericolosa di combattimenti. Continuano in Francia le proposte da tutte le parti politiche in attesa di trovare spiragli per formare una maggioranza che possa sostenere un governo. Un nuovo fronte popolare avverte Macron: non vogliamo Attal primo ministro. Macron: ci consulti per scelta commissario UE. Tra gli scenari in campo per superare lo stallo c'è quello di un esecutivo di minoranza guidato dal nuovo fronte popolare, oppure una coalizione Ursula tra socialisti, centristi e neogollisti. Papa Francesco manda un messaggio all'incontro AI Ethics for Peace a Hiroshima in Giappone. Bergoglio scrive che è fondamentale ricordare al mondo quanto è urgente ripensare lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi come le cosiddette armi letali autonome per bandirne l'uso, cominciando già da un impegno fattivo e concreto per introdurre un sempre maggiore e significativo controllo umano, perché nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano. La Camera ha approvato in via definitiva il DDL Nordio, il disegno di legge proposto dal Ministro della Giustizia, che prevede diverse modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Uno dei punti principali e più discussi del disegno di legge è che cancella il reato di abuso d'ufficio, cioè quello di chi commette illeciti nell'esercizio delle proprie funzioni di pubblico ufficiale e che riguarda funzionari pubblici, ma spesso anche sindaci e amministratori locali. Sale l'allerta caldo e afa in tutta Italia. Domani saranno 7 le città con il bollino rosso, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi per i fragili. Si tratta di Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste, con ben 4 di questi centri urbani con il bollino rosso che si trovano nel Lazio, regione particolarmente colpita da questa ondata di calore. Questa sera alle 21 va in scena la seconda semifinale di Euro 2024 con la sfida tra Olanda e Inghilterra a Dortmund. Chi vince affronta nella finalissima domenica la Spagna, che ieri ha eliminato la Francia per 2-1. Dopo la sconfitta di Jannik Sinner e il successo di Yasmin Paolini, tocca al terzo azzurro impegnato nei quarti di Wimbledon. A Londra Lorenzo Musetti se la vedrà contro l'americano Taylor Fritz. Musetti ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Wimbledon grazie alla vittoria sul francese Péricard e tra poco il tennista azzurro dovrà affrontare lo statunitense numero 12 del ranking ATP. Ed era questa l'ultima notizia, con il TG2000 ci ritroviamo alle 18:30. Arrivederci.